I computer. Li utilizziamo tutti i giorni, ma di norma sappiamo sfruttare solamente l'1% della loro completa capacità. Ma se io vi dicessi che spegnere il computer non spegne in realtà il computer? Per capire l'origine di questo problema, che probabilmente avete anche voi in questo momento sui vostri PC, dobbiamo parlare 3 secondi di che cos'è un kernel. Io me lo sono sempre immaginato come questa palla cibernetica con tutti i cavi che escono fuori, ma in realtà un kernel non è altro che un'interfaccia che mette in comunicazione il nostro computer con i programmi che girano al suo interno. E grazie a lui possiamo gestire la RAM, gli hard disk, il mouse, la tastiera e tutto il resto. Quindi da questa mini spiegazione avrete sicuramente capito che il kernel è il componente fondamentale e principale di ogni sistema operativo. Bene, che succede quando noi andiamo effettivamente a premere sul pulsante spegni dei nostri PC? Lo spegnimento del nostro sistema genera uno stato di sonno del nostro kernel. Questo meccanismo presente su Windows da molto molto tempo, ma anche sui moderni computer, consente al nostro sistema operativo di avviarsi molto più in fretta ad ogni avvio e ci evita di aspettare 7 ore ogni volta che accendiamo la macchina. In particolare questa feature è chiamata Fast Startup, ma ha un grosso difetto, ovvero non va mai assolutamente ad uccidere il kernel della nostra macchina, che rimane così in questo stato di zombie perenne. In tantissimi di voi avranno sentito almeno una volta nella vita la seguente frase: riavviare il computer risolve tutti quanti i problemi. Bene, le origini di questa frase, ragazzi, derivano proprio da questa modalità di Fast Startup, che sfortunatamente non è in grado mai di risolvere quei problemucci che affliggono il nostro sistema e che solitamente richiedono appunto un riavvio. Questo è il motivo per la quale tutti quanti i programmi vi chiedono di riavviare il computer invece di buttarlo giù. E voi non vi immaginate la quantità di problemi, soprattutto legati alla lentezza dei PC, che si fanno generare proprio a causa di questi sbagliati riavvi della macchina. Bene, oggi vi spiegherò come fare a risolvere questo problema molto rapidamente. Quindi, caro, se ti interessano questi contenuti, ti invito in questo momento a lasciare un bel like, iscriverti al canale e a goderti queste curiosità del mondo dell'informatica. Ed eccoci qui, ragazzi, sul nostro sistema operativo. Le informazioni che vi darò in questo momento valgono sia per Windows 10 che per Windows 11. Semplicemente cambierà il modo con la quale accedere ai vari menu. Le cose rimangono più o meno le stesse. Primissima cosa da imparare a fare: con il tasto Windows, se andiamo a premere sul pulsante arresta il sistema, per evitare che il nostro kernel venga inserito in una fase di ibernazione che non vada a spegnere realmente il nostro computer, ci basta tenere premuto il pulsante Shift della tastiera e andare con l'arresto. Se invece il vostro obiettivo è quello di rimuovere completamente la modalità di Fast Startup e far sì che a ogni shutdown il vostro computer si fermi, apriamo il pannello di controllo e a questo punto andiamo a cliccare sulla tab Hardware e suoni. All'interno delle impostazioni di risparmio energia dovete andare a cercare Cambia comportamento dei pulsanti di alimentazione. Clicchiamo su questo pulsantino e guardate che cosa c'è scritto qui: attiva avvio rapido. L'avvio rapido, ragazzi, è proprio il Fast Startup che mette il nostro kernel in ibernazione ogni volta che effettuiamo lo shutdown del computer. Per levarlo clicchiamo sullo scudino, diamo giustamente l'ok e l'autorizzazione alla modifica di queste impostazioni e andiamo a togliere la spunta all'interno di questa casellina. Qui sotto, oltretutto, c'è un'altra casella chiamata ibernazione. Ora vi faccio una domanda: quanti di voi conoscono la reale differenza tra una sospensione e un'ibernazione di un computer? Cioè, sapete quando usare l'una e quando usare l'altra? E soprattutto in questo periodo in cui la corrente elettrica costa un macello, qual è la combinazione di risparmio energetico e il modo più intelligente e sano sia di spegnere il computer che di allontanarci dalla nostra scrivania per berci un caffè o andare a fare una pausa fuori? Diamo l'ok su ibernazione e a questo punto, salvando i cambiamenti, come vedete si è creato un altro pulsante virtuale che potrebbe andare ad ibernare il nostro computer. Ma qual è effettivamente la differenza tra queste due modalità? La sospensione, ragazzi, è in grado di far respirare il nostro computer per un attimo. Quando attivate la sospensione di un computer, tutti i vostri lavori vengono automaticamente salvati e tutti i processi attualmente in uso sul vostro PC vengono trasferiti nella vostra RAM. Quindi, a livello di risparmio energetico, l'unico componente che funziona in caso di sospensione è la RAM. Tutto il resto non va, è morto, è spento. Svantaggi nell'usare questa cosa: ovviamente se voi utilizzate un computer portatile e andate a fare una sospensione, anche se la batteria utilizzata è molto poca, se non siete collegati a una presa della corrente elettrica il computer prima o poi si scarica. Certo, ci mette in realtà qualche settimana per farlo, però si scarica. Quindi quando lo usiamo, solo quando facciamo una piccola pausa dal nostro computer, vogliamo andare
fuori a prendere una boccata d'aria, vogliamo andare in giro con gli amici a berci un caffè. Parliamo ora dell'ibernazione, che nessuno sa cosa serve in realtà. Questa, ragazzi, è un'opzione che venne progettata agli albori di Windows per far sì che i portatili andassero in questo stato quiescente, e vi dico oltretutto che non è disponibile per tutti quanti i computer, quindi potreste non avercela. Questa roba, ragazzi, spegne completamente il computer, quindi a livello di risparmio energetico è molto meglio della sospensione. Però c'è un piccolo side effect nel fare questa cosa, ovvero viene creato un file grande, una marea di gigabyte, in relazione alla vostra RAM è all'incirca il 75-80% della RAM del vostro computer, che verrà utilizzato da Windows come backup del vostro lavoro per riprendere a lavorare una volta che il vostro computer sarà ripartito. Il file viene creato nella directory del disco C e si chiama iberfile.sys. Quindi il difetto di questa roba è che vi occupa una marea di spazio, anche se in realtà oggi 8 GB non sono tantissimi. In realtà c'è un piccolo trucchettino per ridurre la dimensione di questo file, che è utilizzare il comando powercfg. Specificando /h e specificando anche la tipologia e dicendogli di fare dei file piccolini, al posto di creare dei file grandi il 75-80% della vostra RAM, li farà molto più piccoli, esattamente la metà. Se volete tornare invece all'impostazione di partenza, vi basta cancellare reduced e mettere full. Quindi quando usare l'ibernazione, ragazzi? Quando non volete spendere soldi in corrente elettrica. Tutto quanto sarà letteralmente ibernato, quindi a letto. Un'ultima cosa da tenere a mente, ragazzi, riguarda il fast startup. Se lo levate, ovviamente il vostro computer, dato che ogni volta che permette shutdown va a distruggere completamente il kernel, ci metterà un po' di più ad avviarsi. Quindi il consiglio che vi do è di utilizzare semplicemente la funzione di riavvio oppure la funzione di arresto quando il vostro computer ha bisogno di essere effettivamente arrestato. Per concludere questo mini episodio di oggi, vi voglio sfatare un altro mito. Ma lo sapevate che rimuovere le chiavette con la rimozione sicura dell'hardware è completamente inutile? O meglio, non è completamente inutile. Diciamo che non è obbligatoria. Questa funzionalità, che è disponibile da secoli su Windows, è nata semplicemente per evitare che i dispositivi collegati al nostro PC vengano estratti mentre il sistema operativo sta eseguendo delle operazioni di lettura o scrittura sui nostri dispositivi esterni. Prima dell'arrivo delle unità flash, diciamo che il sistema operativo non aveva molto controllo su quelli che erano gli elementi collegati al suo interno. Considerate che alcuni supporti esterni avevano addirittura dei blocchi meccanici che vi impedivano di espellerli se non davate un input dal vostro computer col sistema operativo. Cioè, una roba allucinante. Quindi possiamo dire con sicurezza che rimuovere una chiavetta USB mentre non si legge o scrive roba al suo interno ad oggi è sicuro, anche senza rimozione sicura dell'hardware. Attenzione però, perché ci sono delle eccezioni, ragazzi. Dipende tutto quanto dalle impostazioni che vi faccio vedere tra un secondo. Prendiamo Windows più R e digitiamo device management.msc, il comando qui sotto. Diamo l'invio e andiamo a navigare all'interno delle impostazioni legate alle unità disco. Qui dentro vedrete tutti quanti i vostri hard disk, ma anche le vostre chiavette USB o hard disk esterni collegati. Se ne prendiamo uno a caso, come questo qua da 500 giga, e ci spostiamo sulla tabella criteri, vedrete che c'è una spunta su attiva cache in scrittura sul dispositivo. E bisogna fare attenzione a questa spunta, perché un caching implica che se anche noi non stiamo facendo una lettura o una scrittura sulla chiavetta, se decidiamo di rimuoverla senza fare la rimozione sicura, a causa del fatto che il sistema operativo vuole velocizzare le prestazioni sul dispositivo, sotto al tappeto in realtà qualcuno sta scrivendo e leggendo sulla vostra chiavetta, e quindi se la levate, addio ai dati. Come notate, sugli hard disk questa roba deve essere attivata, quindi se voi adesso sul vostro computer avete un qualsiasi hard disk che non ha questa spunta attiva, dovete attivarla adesso, perché innanzitutto lo va a velocizzare e poi perché sicuramente non esiste nessun pazzo che apre il computer e stacca l'hard disk mentre è tutto quanto acceso. Detto questo, ragazzi, vi saluto, voglio dei commenti qui sotto quanti conoscevano queste curiosità del mondo dei computer, e se magari vi piace la rubrica vi porto qualche altro episodio. A presto!